Ieri pomeriggio in consiglio comunale l'assessore Fagnani ha risposto all'interrogazione di Maurizio Bucci della Pigna rispetto alla mancata installazione delle telecamere di videosorveglianza a Sant'Antonio. Un anno fa, dopo mesi di furti in abitazione, gli abitanti della frazione alle porte di Ravenna avevano organizzato una raccolta firme per chiedere al comune di installare dei sistemi di sicurezza nelle principali vie d'accesso. Ieri l'assessore ha risposto spiegando che verranno posizionate 5 telecamere elettroniche e 2 targa system, ma sulla tempistica non vi sono ancora date certe. Questo è il commento a riguardo di Stefano Briccolani, uno dei promotori della raccolta firme del 2016. Sì, lui si è giustificato con i ritardi, con un eventuale fissaggio di telecamere target system, che sarebbe quello da rivalutare un po' dopo anche tutto quanto il progetto di finanziamento anche e di spese che andrebbe ad incorrere, però a mio avviso sono un po' tutte quelle mezze scusette per ritardare sempre le cose e fare poco sempre di concreto alla fine. Io ho sempre pressione anche dai miei paesani, i quali mi ritengono, tra virgolette, un po' responsabili di tutta quanta la situazione. È una soluzione indubbiamente più vantaggiosa, anche perché le target system sono direttamente in collegamento con le forze dell'ordine per un controllo di entrata e uscita dal paese, eventuali targhe sospette già denunciate, permettono alle forze dell'ordine di poter fare la loro considerazione e le loro mosse. Cioè, questo è un progetto buono, noi l'avevamo già chiesto, c'era stato risposto di no all'inizio per fatto di costi, poi non so cosa sia successo, tanto meglio ci hanno promesso questi due target system di Sant'Antonio come nei centri anche di Ravenna e in altri posti dove c'erano il progetto di telecamere, per questo sarebbe stato ritardato l'impianto. Senta, nel frattempo, anche ieri sera, furti nella zona di Sant'Antonio. Sì, ce n'è stato uno via Ferragù numero 12, fortunatamente è scattato l'allarme e i ladri sono scappati e quando sono arrivate le forze dell'ordine e la proprietaria della casa ha trovato aperto un po' di disastro in casa, ma non ha trovato gente via. Nella zona di Sant'Antonio è attivo da parecchio tempo, ormai forse è stato uno dei primi, appunto, un controllo del vicinato abbastanza serrato. Da quando l'abbiamo fatto abbiamo trovato delle migliorie indubbiamente. Poi c'è stato un attimo di rilassamento per un calo di furti e adesso è ritornato attivo purtroppo come prima.